Good afternoon, everybody. Welcome to La Cucina. I'm your host Pasquale. Benvenuti a casa mia, la cucina italiana in America. Oggi facciamo cheesecake americana, cheesecake americana fatto col formaggio, il formaggio Philadelphia. So today we're gonna make a cheesecake, which is, you know, American people, they all love cheesecake and they are very familiar with this kind of recipe. But I have to speak Italian and English for the benefit of everybody. So, let me show you what we have to make the cheesecake. Vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, cominciamo con la crostata. So, la crostata si fa con... queste si chiamano graham crackers, che sarebbero dei biscotti che vengono granulati e vengono ridotti come una specie di farina. Si comprano al negozio questi qua. Poi abbiamo 113 grammi di zucchero filato, granulato, e lo mettiamo dentro a graham crackers. Adesso che abbiamo 113 grammi di burro, e lo dobbiamo scegliere, se vogliamo butter melted, e lo mettiamo qui. Adesso giriamo e mischiamo tutto insieme. So we're gonna mix everything together. Aiutatevi col dito. Mettiamo questa pasta. E la crosta la buttiamo qua. Vedete, sembra come una specie di... una giarretta che ho io qua, vedi? Dovete spremere tutto giù. Spremete, spingete molto bene, pressiamo fino a quanto fa una bella pasta giù qui, sì? Quando spingo anche i laterali un po' di più, che faccio uscire la crosta un po' fuori, così dopo la, quando mettiamo la cheesecake, fa anche i contorni un poco. Questa non è la ricotta, la torta di ricotta italiana, questa è l'americana. So this is the graham cracker. We squish them nice here. I squish the side as well because I like to have a little bit of the edges. Now my wife asked me today when I make this if I could put a little bit of chocolate chip cookies. Not chocolate chip cookies, chocolate chips. And so mia moglie oggi mi ha detto puoi mettere un po' di cioccolato anche dentro, però lo facciamo dopo. So che succede adesso. Adesso il forno sta riscaldato a 177 e andiamo a mettere questo per 5 minuti. Così si rassoda, si cucina un po'. So we're gonna put this in the oven on 350 for 5 minutes. Sei uova, 85 grammi della panna acida, 85 grammi della panna, un pizzico di sale, un cucchiaio da tavola di vanilla estratta e abbiamo 6 Philadelphia, il formaggio Philadelphia, 6 barre di questo che ci porta a una quantità di 1369 grammi di formaggio e poi ci abbiamo 369 grammi di zucchero. Ok, allora cominciamo in questa maniera. Ok, so la crostata è stata fatta già, la base è uscita dal forno, 5 minuti la facciamo raffreddare lì. Adesso torniamo qui e torniamo a vedere che cosa facciamo. So una volta, uno alla volta, dobbiamo mettere la nostra, il nostro formaggio, che sarebbe la cheesecake. È fatta di formaggio, Philadelphia. Cominciamo. Deve essere molto morbido, si mette uno alla volta, si vede, deve essere molto morbido, si mette dentro,
Tutto questo deve stare a temperatura ambiente. Sono 6 pezzi di questi qua. Poi scriverò tutto sulla ricetta. So we put in this cream cheese slowly, little by little, into my KitchenAid. We'll let it, it's gonna be on slow. We'll let it work until it gets nice and mushy. It's gonna be nice and soft. And in the meantime, I lower the heat on 335 degrees, which is, in Italian is 168. So il forno adesso sta a 168. Questo gira adesso, cominciamo a mettere un poco di zucchero dentro, mischiamo tutto, ogni tanto fermate un poco perché questo si deve mischiare molto bene, so it's gotta really. Mettiamo la nostra panna, ci mettiamo la panna acida. Ogni tanto fermate la KitchenAid, la planetaria, come la chiamate voi in Italia, che è differente, e pulite intorno perché volete far mischiare molto bene. E anche qui dentro vi apriamo, così il formaggio si amalgama bene con tutto il resto. Di nuovo un pizzico di sale, proprio un pizzico, la vaniglia, e poi cominciamo a mettere le uova una alla volta. Sono 6 uova. So we put a little bit of salt, 1 tablespoon of vanilla. Now we put in the 6 eggs, one at a time. Okay. Bellissimo. So adesso veniamo qui e che facciamo? Ci abbiamo il foglio d'alluminio, so we have aluminum foil, because we're gonna do this. What we do is we cook this a bagnomaria, so cuciniamo questa cheesecake a bagnomaria, così non si rompe qua sopra, e in questa maniera viene cucinata lentamente, uniforme, senza rompiture su. Speriamo. Ok. Ok. Abbiamo abbassato tutto qua. Che bella cheesecake che ci abbiamo qui! Mamma mia, vai, vai!
e che ok. Sì, basta che fa così. See the air, we have to take the air out. So you don't have anything. No air, no bubble. You do it like this. Senza aria. Eliminiamo l'aria. Adesso facciamo la preparazione a bagnomaria. So what we do is we bring this and we make it like a, quasi come una specie di bathtub. È una protezione per la pirella, così non entra acqua qui dentro. Perché we're gonna put questa pirella in una pirella più grande e la cuciniamo dentro l'acqua. Cercate di non toccare dentro la cheesecake. Manteniamo molto chiusa. La manteniamo in questa maniera. L'acqua non dovrebbe entrare qui dentro. Ok, so, questa è una padella più grossa. Che facciamo? Mettiamo questa padella qui e la mettiamo dentro. Ok, bellissima. Adesso facciamo, abbiamo l'acqua calda. Io metto l'acqua calda, che è meglio così, e possiamo aggiustare tutto. So we're gonna do a water bath. That's how we cook it. We cook it like a water bath, and I put the foil around it so it protects the pan, so we don't get any water inside. And now I'm putting hot water into the pan, and the oven is on. In Italia è 168, and here in America is 335. Okay. Mettiamo l'acqua, we put water in here. It's gonna be like halfway. Hello everybody, and you saw the picture that I put before I started talking. That's the cheesecake that just came out of the oven and now it's cooling off, and we're gonna put it back in the fridge overnight, so tomorrow we'll be able to taste it. Ragazzi, so la fotografia che ho fatto vedere prima era della cheesecake che è uscita, e adesso l'ho messa nel frigorifero e starà lì tutta la notte. Poi domani facciamo un bel assaggio tutti insieme. Io l'assaggio, voi guardate.
Ci vediamo domani. See you tomorrow. Good night. Ciao, buonanotte. Ehi, buongiorno, buon pomeriggio, anzi. La cheesecake è pronta. Ho preso dal frigorifero. Look how beautiful. Now you see these things here? You know what this is? So, ieri dovevo mettere le cioccolate per mia moglie sotto. Ho dimenticato. So che ho fatto? Le ho buttate sopra e le ho spinte giù con lo stuzzicadenti. Qualcuno si è già sciolta quando stava andando giù e allora ha fatto questo come una specie di mosaico di cioccolata sopra. Vediamo come esce. So, yesterday I was going to put chocolate chip underneath the cheesecake and I forgot. So what I did is what I put in the oven, I remember, so I dropped some chocolate in it and I pushed them down with toothpick. So now that's why you see this little chocolate, like almost like a mosaic of chocolate on top. So now the best thing to do is, first of all, just came out of the fridge. So, and I am having a nice cup with nice espresso coffee. The best thing to do with this is, I have a knife with hot water. So if you cut that, if you keep the knife in the hot water, then of course, wipe after you take it out, it will not get dirty when you clean up all around the cheesecake. So this is what you have to do first. Go around it nice and easy. I'm gonna clean this a little more hot water again. And then do it again here. So now we can lift it, see how it comes up. Okay, so this is the cheesecake that we're gonna try. See the way I did the edges? That I have a little bit of the crust on the edges, so it makes like a little board. So now we have to cut it and we'll see what happens. Se facciamo così, so mettiamo dentro qui di nuovo, because they say usually when you do this, it helps you. So let's do one small cut. Let's see how this cheesecake came out. Oh, looks nice. Hope it tastes nice. We'll see what happened. So, a nice little cheesecake. Let me try. A la salute. Oh, look how soft this is. Melts in your mouth is amazing. My wife's gonna love this. It's amazing, guys. La cheesecake americana, buonissima. Questa veramente è originale dalla Grecia. Ho detto che la cheesecake è stata inventata in Grecia. Allora, basta mangiare, ragazzi. Questa è la mia cheesecake. Se volete provare a farla, farla, sembra buonissima, il sapore è delizioso. So, thank you for following me, and don't forget to like and subscribe,
e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, salute!